Dal menu principale seleziona File. Clicca su Impostazioni account. Nella finestra di dialogo clicca Nuovo. Dalla schermata che appare inserisci l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Apri il menu Opzioni avanzate e abilita il checkbox Consenti la configurazione manuale dell'account. Adesso clicca Connetti. Attendi pochi secondi affinché il client rilevi le informazioni. Seleziona il pulsante IMAP. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, puoi digitarla nel campo indicato. Tocca l'icona dell'occhio se la vuoi ricontrollare. Adesso clicca Connetti. Attendi qualche istante. Se il server risponde con la seguente schermata, clicca Cambia impostazioni account. Nel campo Server posta in arrivo, digita l'indirizzo imaps.pec.aruba.it. Accertati che il numero di porta sia il 993. Abilita il checkbox su Richiedi accesso con autenticazione password di protezione. Nel campo Server posta in uscita, digita l'indirizzo smtps.pec.aruba.it e accertati che il numero di porta sia il 465. Dal menu indicato, seleziona il metodo di crittografia SSL e abilita il checkbox su Richiedi accesso con autenticazione password di protezione. Infine, clicca su Avanti. Da qui ti consiglio di controllare la correttezza della password cliccando sull'icona dell'occhio. Connetti. Attendi pochi secondi. L'account è stato aggiunto correttamente. Clicca su Fatto e chiudi la finestra. Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, esegui un test di controllo inviando un messaggio all'indirizzo di posta certificata, al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi. Per eseguire la verifica, accedi alla Webmail PEC. Autenticati con il nome della casella PEC e la relativa password. Assicurati che il messaggio inviato tramite il client di posta Outlook sia visibile nella cartella Posta inviata della Webmail, in modo da confermare l'avvenuta sincronizzazione della cartella stessa.